quando mi metto in carena e scatena tutti i suoi 10 cavalli di pura potenza, brucio tutti. No! Di prima l'hai sfrizionata! Non lo fare mai più, questa è la droga a cappella. Mettiu! Sei spento! Ma vaffanculo! Adesso calmiamoci di nuovo, basta. Si ritorna in moto a distanza di una ventina di giorni. Sento la moto tutta che sballottola perché ho le gomme completamente a terra. Ma qui cosa è successo? Stanno sistemando la grotta. Il comune ha fatto soldi! E comunque sono ritornato in sella, ragazzi, e adesso usciranno di nuovo tantissimi vlog ignoranti, tantissime esperienze, ma la cosa più importante è che c'è Matthew a Napoli, ragazzi. Organizzeremo tante cose divertenti, quindi iscrivetevi al canale, quindi vaffanculo, no? Quindi non lo so, non lo so, il signore ci guarda, compiaciuto dalla bella moto. Sì, è una bella moto, lo so, grazie. Riesce. Grazie, benzinaro. Pumbadri, pumbadri. A few moments later. Mamma mia. Yeah, boy. È senza cazzo. Non possiamo farci niente. E ragazzi, avete visto, già abbiamo fatto la prima figura di merda. Il ragazzo senza casco, metti subito, sta ridendo da prima, che da quando lo sono andato a prendere all'aeroporto, per tutto quello che ha visto solo per strada. Naturalmente stava anche piovendo, poi a Napoli si sono rincoglioniti ancora di più. Cosa cazzo hai fatto? Ha slittato, eh? Guarda, questa si alza! Molto veloce, gran bell'animale. Bella però. Ma quanto è bella, ragazzi, la 09, sentirla da lontano, c'ha un suono assurdo. Bello è il cambio elettronico! No, di qua, vieni avanti. Perché qua è self. Risparmiamo. Ho visto una persona senza casco. Sei contento? Sì. A 10 vinco non so più. Vai. Conta anche i fossi, fai anche un. Faccio ancora un conteggio dei buchi. Ora i controlli inseriti, perché quella in automatico si reinseriscono. Così? Off. Perfetto. Metti, non è abituato a questa guida. Sta contando le persone senza casco adesso. Quando mi metto in carena e scatena tutti i suoi 10 cavalli di pura potenza, brucio tutti. Ragazzi, quanto si sente la 09? Si sente un casino. Deve andare più piano, se no non si alza. Aia! Ah! Mi sono cagato nelle mutande, mi sono cagato nelle mutande. Sei un pazzo! Ma di prima l'hai sfrizionata! No! Di secondo, non lo fare mai più, questa della droga a cappella! Ma che non ce la fa? Che farà vicino. No, no, il sound è bello. Io la alzo
tipo molto più lentamente, di seconda vero, di frizione. Basta. Ah! Vaffanculo. Ah! Bloccheremo un po' Napoli sicuramente. Com'è questa moto? È divertente! Il bello è che questo raduno l'abbiamo organizzato in mezz'ora. Cioè, assurdo. Siamo veramente troppi. Solo per farvi vedere un po'. Ma sei tottini? Con tutti i bambini. Allora, il casco è importante. Ma dove stai? Senza casco? Ti stavo aspettando! Tirala, tirala! Che bello il casino! Com'è superare su striscia continua la polizia stradale? Legalità che mi piace. Sì, hai visto? Ehi, ma se la se la situazione è questa, cambiamo meta però. Ma stavo seduto. Com'è? Un parto. Diverte. Un parto venirvi dietro. Ma quando mai hai dato sito con un guammi? Ce l'hai? Vabbè, vai, vai. Pure tu, penso, non so, sei un po' lo stile di guida forse. No, no, no. Non sei abituato ad infilarti? No, 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 io mi infilo, ma con un... cioè, ci si infila con un senso più di pudore. Qua è proprio... Oh, qua ti devi infilare a cazzim. Vale, riesci la targa? Riesci a starmi dietro adesso? In doppio con questa. One eternity later. Ce ne stiamo andando, io c'ho il camicione della nonna addosso perché ho dovuto dare la mia felpa a Carlotta. Non è il camicione della nonna, ok? Comunque siamo tantissimi, si sono avviati ragazzi, vabbè adesso li raggiungeremo. Vai, sali, sali! Due tempi! Women! Ma perché si sono messi in fila tutti allo stesso casello, ragazzi? Non dovete farle queste cose! Matthew! Vai, scusa, scusa! Però no, il limitatore! Vai! Mettiu! Sei spento! Ma vaffanculo! È qua, stronzo! Ecco! È già spenta! Questa camicia da addosso prima di andare là in mezzo, non mi interessa. Vale. No, amo, fai serio. Vale, posso dire, non mi ricordavo di questo Valentino. È stato bello. La
Fammi vestire decentemente, perché sennò faccio le figure di merda. C'è una fila tipo... Mi sono cadute le chiavi. Le vedi, i napoletani sono anche gentili. C'è una fila... C'è una fila di 4-5 km. Me le potevo rubare, ma non me le sono rubate. Fatto bene. Sto facendo capire che qua non è vero che rubano qualsiasi cosa. Lì si aspettava che... Hai visto, dai. Comunque, ragazzi, c'è una fila di pazzi. E sti cazzi. E sti cazzi, c'ho fame. E sti cazzi.